Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex come al solito e questo è il solito canale che state seguendo e se non lo seguite fate in fretta a cliccare sotto iscriviti e a cliccare anche la campanella per rimanere aggiornati, ma è il canale che vi dà così dei consigli su come realizzare le vostre action figure, i vostri diorami, soprattutto se avete bisogno potete contattarmi con tutti i link che vedete qua sotto e io vi posso dare una mano se appunto non sapete cosa fare o siete in impasse, spero si dica così, per risolvere magari qualche vostro problema e non sapete come fare. Ma oggi parliamo di una cosa particolare, perché si possono usare tantissime cose per realizzare i vostri oggetti, le vostre figure, i vostri diorami. Oggi parliamo di due cose essenziali, soprattutto rispondo a una domanda che mi fanno molto spesso, ma adesso lo vediamo insieme. Già, qual è meglio uno e qual è meglio l'altro? Chissà. Bene, oggi andiamo a rispondere a una domanda che spesso mi fanno, perché effettivamente me la fanno spesso, quando vedono magari i miei lavori, che siano quelli in vendita, che siano quelli visti alle fiere e tutto il resto, la domanda principale che mi viene fatta è: come è fatto? In che materiale è fatto? La cosa a me ogni volta stupisce, ma soprattutto perché dopo mi vado a rendere conto che le persone che non fanno questo lavoro non possono sapere come è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra. E allora oggi vi parlo proprio di questo, del materiale che si usa. Allora, innanzitutto parliamo di materiali che servono per esempio per la stampante 3D, perché tutti pensano che tutto quello che viene realizzato, almeno da me, sia poi trasferito su un computer e stampato poi in 3D. È vero che ci sono tante cose che si possono stampare in 3D, ma è anche vero che non le puoi fare tutte per svariati motivi. Ogni prodotto, ogni progetto che devi iniziare ha bisogno di uno studio e di sapere che cosa devi usare. Puoi usare la stampante 3D, come puoi usare le mani e come puoi usare altri materiali. E vi faccio subito un esempio. Ho qua un prototipo ancora non finito, lo devo finire, poi vi faccio ovviamente passare le immagini specifiche un po' più da vicino, di questo Dennis combina guai, non so se ve lo ricordate, però insomma un cartone animato anche lui abbastanza anziano. E questo Dennis per esempio l'ho disegnato e stampato in 3D, ancora non è da finire, è solo stato dato uno stucco spray per dargli un attimino il primo impatto e vedere dove sono i difetti per poi andarli a correggere, ma questo è stato realizzato completamente in 3D, disegnato completamente in 3D, e ci sono vari aspetti che te lo fanno pensare. Il primo perché per esempio la testa non è completa, diciamo che non dovrebbe essere così asimmetrica, ecco. Invece se poi appunto ve le faccio vedere le immagini, insomma vedete anche voi che è piuttosto simmetrica una parte con l'altra, mentre una faccia umana, un viso, comunque non sarà mai tutto identico, soprattutto i capelli. Questa è stata una mia prova, ho voluto fare questa prova a vedere come mi veniva una testa fatta così, mentre tutto il resto è stato scolpito in 3D e mi è venuto personalmente abbastanza bene. Diciamo che insomma la testa è stata fatta un po' più senza stare a guardare determinati aspetti, proprio perché poi sarei andato a doverla lavorare con le mani. Ma questo è stato stampato in 3D, quindi in questo caso in ABS o in PLA, dipende da cosa mi serve usare, ma è stato fatto con la stampante 3D. E questo è un Dennis, ma non ho sotto mano adesso un altro campione, tra virgolette, perché li ho fatti fuori tutti, ma mi sono fatto arrivare a altro materiale perché l'avevo finito e vi parlo proprio di paste polimeriche, sicuramente qualcuno l'ha già sentite nominare, il Fimo. Per farvi un'idea, è una pasta polimerica, quindi una pasta che viene lavorata con le mani, viene scolpita e poi viene cotta con i suoi dovuti tempi, le sue dovute gradazioni di calore nel forno, insomma ci sono vari aspetti, ma le paste polimeriche sostanzialmente sono quelle. La pasta polimerica che però uso io è questa, che si chiama Super Sculpey. Di questa pasta ce ne sono tre versioni, prima ce n'erano solo due, adesso ce ne sono addirittura tre.
questa è la, si chiama originale, ma è quella tradizionale, quindi che ha una morbidezza relativamente buona, è più morbida delle tre, è la più morbida. Serve appunto per scolpire. Adesso io ve la apro perché arriva proprio così, in uno scatoletto così, perché non indurisce, cioè la potete usare, la potete lasciare lì anche un anno, che non va male, ed è di questo colorino rosa che a primo impatto è duro, ma poi quando si incomincia a lavorare diventa più morbido e si può appunto lavorare. La cosa stupenda, perché questa è una cosa stupenda, di questa pasta, quando riuscirò a chiudere questa scatolina che a me è nuova, come avete visto, perché appunto l'avevo finita, come mi è arrivata, vi faccio il video apposta. Guardate come vi voglio bene, pensa un po', quando poi la richiudo, ok, l'ho richiusa. Allora, di queste paste polimeriche, della Super Scalpe soprattutto, che è tra l'altro la pasta che usano spesso e volentieri, se non sempre questa, gli studi di produzione. Per esempio, la Pixar per fare determinate sculture, determinati prototipi, usa la Super Sculpey, che sia la beige, che sia la firma, che è grigia ed è un po' più duretta da lavorare, però offre tanti dettagli. Quindi, una volta fatta con quella pasta la scultura, sicuramente hai più dettagli. Non che non vengano con queste, però con la firma relativamente meglio viene il progetto. Adesso invece c'è anche la blend, se non ricordo male il nome, che in sostanza è un miscuglio tra la durezza di questa o la morbidezza di questa e la durezza e la morbidezza della firma. Perché siccome tanti facevano in questo modo, quindi prendevano un panetto della beige, un panetto della firma e quando avevano bisogno di una pasta intermedia facevano il miscuglio. Sì, che può andare bene, è vero, però se poi ti abitui a usare una pasta, incominci a usare sempre quella e cominci a vedere anche pregi e difetti di quella pasta. E quindi io mi sono sempre trovato bene con questa, proverò prima o poi a usare la blend, se non mi ricordo male appunto come si chiama, proprio per vedere com'è, ma in realtà non ne avrei bisogno perché questa è una pasta polimerica che è molto 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 valente perché puoi farci veramente un sacco di cose. Questa è la pasta polimerica, anzi da questa parte metto anche il Dennis, poi vedrete più nel dettaglio, vi faccio passare anche tutte le immagini. Le paste polimeriche come il Fimo sono ottime per fare tante cose. Perché tante cose non si possono fare con la stampante 3D e tante cose invece si possono fare con la paste, con le paste polimeriche, quindi Super Sculpey, Fimo e tutti gli affini. Alcuni mi dicono però è meglio la Super Sculpey o il Fimo? Ok, ci sono due differenze. In realtà la differenza in pasta non è grande, perché in realtà sì, il Fimo magari è un po' più morbido, mentre questa no, però questa ti offre tanto dettaglio, quindi riesci a fare tante cose che magari col Fimo fai un po' più fatica proprio perché è morbido e quindi non riesci a starci dietro. Questa, come la modelli, bene o male sta. Poi vi parlerò magari in un successivo video di cosa si usa, di come si ammorbidisce, di come si può lisciare, metto sempre tra virgolette perché non mi sembra quasi italiano, ma lisciare la pasta polimerica bisogna, in ogni caso e in qualche caso. E insomma, c'è la differenza, per esempio il Fimo ci sono tanti colori. Quando una persona come me che fa le cose a mano sceglie la Super Sculpey è per due motivi. Primo, perché sa che dopo, una volta fatto il progetto, scolpita la scultura o quello che bisogna fare e poi cotta, sa benissimo che poi andrà verniciata. E quindi è inutile usare Fimo che ti danno magari un panetto piccolo e poi ci devi fare tante cose. Il vantaggio invece del Fimo è che essendo in panetti piccoli e in tantissimi colori, magari potete miscelare i colori oppure fare delle sculture, diciamo così, montate con i vari pezzi e i vari colori per fare un prodotto finito già di suo. Quindi sono idee e idee, dipende da quello che dovete fare. Io preferisco questa perché poi preferisco comunque metterci mano coi colori, dargli un po' di primer, insomma, se c'è qualche difetto andarlo a levigare. Insomma, tutte queste cose che altre paste secondo me non danno oppure ne danno molto meno.
il discorso di farle o in ABS, in PLA o comunque con la stampante 3D o a mano varia molto dal progetto che dovete fare. Quindi, se dovete realizzare qualcosa di più complesso, tra virgolette, la stampante 3D vi può dare una mano, ma fino a un certo punto. Quindi, vi faccio un esempio abbastanza grande, ma per farvi capire. Se dovessi scolpire, non so, un Hulk, per esempio, degli Avengers, la tiro lì anche questa. Probabilmente sceglierei di scolpirlo a mano con la Super Sculpey e non con la stampante 3D, perché ci sono molti dettagli da fare e la stampante 3D è vero che se fai un progetto grande sicuramente i dettagli vengono e li puoi anche ritoccare, ma è anche vero che quando poi devi fare le cose piccole i dettagli si perdono inequivocabilmente, non c'è niente da fare, si perdono perché tutte le stampanti 3D, l'unica forse che riesce a mantenere i dettagli è quella che funziona a resina, che si chiama, che funziona in SLA e non FDM. Un giorno vi spiegherò anche questo. Ma sta di fatto che determinati dettagli sono meglio farli a mano e con la Super Sculpey che con un disegno 3D che sì, è vero, viene bene, ma forse con le mani riesci anche a metterti a posto bene e soprattutto fare un lavoro, secondo me, più bello. Non c'è niente da fare. Secondo me il lavoro fatto a mano con la Super Sculpey è sicuramente migliore. Quindi dipende dal vostro progetto e da quello che dovete fare, ma sappiate che con la stampante 3D non si può fare tutto. Ci sono, io per esempio la uso parecchio per fare cose così grandi, per esempio di circa 10 cm, qualche volta quelle più piccole se proprio devono essere dettagliate, ma soprattutto faccio quelle cose che magari sono più squadrate, che hanno più spigoli, che hanno più, sono più geometriche. Mentre con la Super Sculpey vanno meglio i progetti stesi su un personaggio, ecco, su un personaggio o qualcosa di simile, quelle che non devono essere cose molto stilizzate o comunque che abbiano troppi spigoli, ecco, perché altrimenti comunque a mano determinati spigoli non vengono sicuramente bene. Quindi spero di avervi, tra virgolette, risolto il problema o comunque avervi dato un cenno per farvi capire anche come si lavora in questo caso e dove bisogna decidere che cosa usare da una parte oppure usare dall'altra e vi aspetto per i prossimi video. Io direi di aver finito, mi raccomando, ho un video alla settimana ogni domenica alle 13, quindi non dimenticatevi di iscrivervi e di cliccare la campanella. Se avete dubbi iscrivetemi anche nei commenti, non c'è bisogno anche dei contatti privati, ma se volete potete farlo benissimo, ma se serve anche ad altri utenti, magari mettetelo qua nei commenti e vediamo di discuterne lo stesso. Quindi da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!